per l'inizio del match in Serie B che si apre con questa conclusione di Cirro, Bomber De Giasai che oggi affrontano i ragazzi della Dinamo. La conclusione subito provata da Delle Donne due volte, la risposta di Capuano subito decisivo in tre circostanze nell'arco di pochi secondi. Antonelli recupera, poi allarga per Granata, dentro Cierro e ancora Delle Donne, quattro tocchi di prima, azione spettacolare dei Giasai che si portano in vantaggio con la rete di Delle Donne. Cierro, tiro che diventa un assist per Granata, ci mette la faccia Capuano per salvare su questa conclusione della vicenda di Granata. Decisiva, sì, per favore, l'unica cosa. Palla dentro Antonelli. Scucchiaia per Delle Donne che calcia al volo. E la conclusione, pallone fuori di poco. Fasano se ne va in bello stile. Però regala il pallone a Delle Donne, può pensare alla conclusione, invece allarga per Antonelli, dentro per Granata e poi Cierro, buca la rete con questo destro, trova il raddoppio meritato per i Giasai, ancora Bomber Cierro. Granata prova la gran botta, da fuori la risposta ancora di Capuano. Ma voglio metterci il pallone, cerca poi Santa Lucia, pallone troppo arretrato, non riesce a controllare Santa Lucia, quindi Cierro, salto da avversari, Cierro, libera il mancino, la risposta di Capuano. Calcio di punizione, va col mancino, Granata, invece una finta per liberare la conclusione di Cierro, ancora Capuano, super. Finisce qui il primo tempo sul punteggio di 2-0 in favore dei Giasai. Portieri. Manca solo il fischio di avvio dell'arbitro di eccezione quest'oggi per porre inizio al match tra secondo tempo del match tra Giasai e Dinamo. Il punteggio sorride ai neri e Giasai in vantaggio per 2-0. Il primo tempo ha visto il Giasai in netto controllo della situazione con Capuano che ha evitato con diversi interventi che il punteggio fosse ancora più amaro per i suoi. Cierra le finte, poi calcia col destro. Arriva il 3-0 del Giasai, sempre Bomber Cierro. Vai sul pallone, va. Pallone largo per Delle Donne al centro, Cierro, 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 le finte, Cierro calcia Capuano. Palla dentro, arriva il gol, ancora Cierro come il Cino Recoba. 4-0 Giasai, calano il poker. Antonelli ci prova, da lontano, dove che scheggia il palo. Delle Donne calcia Murato, poi Cierro prova a girarsi, Cierro nello stretto, perde il pallone. Può ripartire Santa Lucia, occhio a 3 contro 2, Santa Lucia si allarga a Volio, esce l'altro a Volio, poi si concede un dribbling, calcia e sfiora addirittura la rete il portierone dei Giasai, fratello d'arte. E qui si conferma anche ottimo tra i palli.
Gabez lo lanciai in prima squadra. Vinacci! Il gol della bandiera. Questo è la garanzia della sezione D. Inquadralo. È Emilio Vinacci, è lui su cui si riponderà la sezione D. Trova il gol per la Dinamo. Il 4-1. Calcio d'angolo, palla corta per Vinacci, fermato da Antonelli che riparte, quindi Granata perde il pallone, De Rosa può calciare con l'esterno a Volio. Finisce qui la vittoria per 4-1 dei Giasai. Allora, eccomi con Bomber Cerro, migliore in campo della match, che i Giasai hanno vinto agilmente per 4-1 contro la Dinamo. Diretta per te, triplette. Una medaglia, hai fatto gol, ricevete dal calcio d'angolo. L'hai fatto? La Recopa. Ah, l'hai provato in settimana allenamento? Sempre, ogni partita, ma non mi riesce mai. Ma non mi riesce mai. Senti, la vittoria non ci deve fregare niente, con niente, vuoi sapere che cosa mangi a pranzo oggi? Tardi, non so neanche se mangio, mi aspettavo. Diretta con la dopo 2:30. Chiudono la mensa. Aspetta. Ti prende questa settimana. Che diamo, diamo un consiglio ai nostri sostenitori su YouTube. Lazio Palermo. Poi diamo sta la bolletta completa. No, 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 ah, Lazio Palermo. Allora, segnatevi questo risultato. Condice sono 20 euro. 32,50. Va bene ragazzi. Quindi ci vediamo alla prossima rubrica consigli di commercio. Ciao.